nights are long. You're looking out for a place to go, where they play the right music, where they get in the swing, and you look for the king. Anybody could be that guy. Night is young and the music high. A little bit of jazz music, oh, and you got in the mood for dance. And when you get a chance, oh, you are the dancing queen. Young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. Oh yeah, you can dance, you can jive, having the time. Buonasera a tutti, buonasera, buonasera, buonasera Antonino, buonasera Leonardo. Buonasera. Buonasera, buonasera a voi ragazzi. Antonino, come ormai di consueto quando è in giro, ci arriva con un leggero ritardo, giusto per rendere le cose più facile. Io le presentazioni le devo fare solo da casa, evidentemente, anche i collegamenti con voi. Sei o da casa obbligato, non posso fare condannato a rimanere a casa. Esatto. Buonasera Leonardo, come va? Tutto bene, voi? Beh, dai, a parte il caldo, intendi? Siamo a Montefato? Mamma mia! È qualcosa di assurdo, veramente non si può sopportare. Io perlomeno parlo qui in provincia di Foggia, veramente qualcosa di assurdo. Lì da voi, io mi ricordo che avendo fatto l'università a Forlì, mi ricordo che l'umidità era bella. Io a Pesaro stasera si boccheggia, sì. Sì. Intanto è arrivato anche il nostro quarto di stasera. Eccolo. E andiamo subito ad aggiungere alla live. Eccolo qui. Buonasera Pierluigi. Ciao, ciao. Ciao Pier. Ciao. Buonasera ciao, a tutti. E quindi, ciao, insomma. Benvenuto. Dai, allora, Graziano, adesso fai gli onori di casa, di benvenuti, bla 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 bla. Benvenuti a tutti, benvenuti a chi sta guardando la diretta in questo momento, benvenuti a chi la guarderà in un secondo momento. L'invito, come sempre, è quello di interagire attraverso i commenti e naturalmente condividere sui propri profili queste live di Book Talk che, insomma, vi tengono compagnia da un po' di mesi. Alla fine della prima stagione. Siamo quasi alla fine della prima stagione, penultima puntata per essere esatti, della prima stagione di Book Talk, e stasera andiamo a scomodare un pezzo grosso. No, stasera andiamo a scomodare due pezzi grossi che ne sanno su un pezzo grossissimo. Giusto, giustissimo, giustissimo. Chi ha il coraggio di dire... Chi ha il coraggio di nominarlo per primo? Forza. Dai, dai, voi che ne sapete, dai, ditecelo voi di chi parliamo stasera. A Pierluigi, perché è il presidente dello SMIAL tolkieniano di Pesaro, quindi tocca a lui, mi sa. Vai, allora, Pierluigi, tocca a te. Cosa devo dire? Devo dire il nome. Il nome è un po', insomma, qualcosa. Ah, qualcosa. Giusto così per rompere il ghiaccio. Ok. Allora, il nome è Tolkien, già abbiamo detto, già Leo ha buttato SMIAL tolkieniano, quindi insomma uno poteva intuire. Beh, che dire, sicuramente è uno degli autori più discussi involontariamente poi, perché in realtà Tolkien è molto semplice, dal mio punto di vista è un grandissimo narratore e insomma... Ma in realtà diciamo che spesso viene tirato un po' per la giacchetta, come si diceva una volta, no? Da una parte un po' dall'altra. Però essenzialmente
è un uomo che ha messo al servizio della letteratura il suo grande amore per le lingue e per la filologia. È riuscito, secondo me, a, come dire, fare una cosa abbastanza unica, non creare una storia e poi aggiungerci, diciamo, degli usi, dei costumi, delle lingue, ma esattamente il contrario. Cioè, è una frase che ha detto lui stesso in alcune sue lettere che si possono trovare anche stampate in italiano, da Pompiani. Dice appunto che la prima cosa che ha fatto è immaginarsi un mondo dove le lingue, diciamo, fantastiche che lui aveva creato potessero essere parlate. E quindi, diciamo, una scelta abbastanza ardita che in vita gli è costata anche presa in giro dai suoi colleghi, che dicevano lì a Oxford che lui andasse dietro favole, elfi, gnomi, eccetera, mentre c'erano cose più serie da fare, come dare i voti agli esami. Lui insegnava appunto filologia e letteratura e antico inglese a Oxford, però poi, come dire, gli autori che in vita spesso sono un po' bistrattati, poi dopo in realtà, ecco, si prendono le loro rivincite. Quindi, partendo dalla lingua, ha creato questi mondi fantastici che in realtà hanno come sostrato tutti i miti, le leggende di tutta Europa, in realtà. Perché, ecco, spesso una cosa che si dice di Tolkien, che è legato espressamente ai miti, diciamo, nordici della Gran Bretagna in su. In realtà c'è tantissimo anche d'altro, soprattutto mitologia mediterranea. Se uno, diciamo, come ho fatto io, come fa Leo, legge Tolkien da parecchi anni, riesce a vedere determinate cose, poi magari ne parliamo un attimino di questo, se vogliamo. E quindi ha creato, soprattutto, secondo me, una forma di plausibilità di un mondo che ha del realismo, al suo interno. Sì, no, Prego. devi sapere che praticamente Antonino, quando non è a casa sua, arriva con un leggero ritardo e quindi per intromettersi nella conversazione alza la manina come alle scuole Vai, elementari. Vai, dimmi. Antonino. Ma questa cosa qui è anche piuttosto educata, direi. Del così non interrompi nessuno. Intanto grazie per avermi dato la parola. Quindi entriamo subito in take in questo con il signor Pierluigi, senza neanche nessuna presentazione, arriva lì così, papam, e ci tira subito delle lezioni che io già so, ho i brividi. Veramente grazie per essere con noi, Pierluigi, grazie a te. Ora vi faccio subito una domanda a tutti e due e poi rispondete magari uno via l'altro, alternatevi, eccetera. Buon tempone, quale sono? Vi faccio subito una domanda, ma secondo voi, proprio arrivo anch'io in take, siete pronti? Il film, la trilogia cinematografica di Jackson, gli ha dato un rilancio o gli ha dato una sberla in faccia? No, gli ha dato un rilancio. Dal mio punto di vista, gli ha dato un rilancio. Cioè, io sono un po' combattuto perché adoro i film di Jackson, però adoro molto di più i libri e quindi ovviamente vedo le cose, diciamo, che lui ha fatto, delle semplificazioni eccessive in certi punti, però è innegabile che gli abbia dato un rilancio soprattutto con i lettori, diciamo, giovani o giovani adulti che hanno scoperto Tolkien, diciamo, e più che altro è stato sdoganato. È stato tolto da quella nicchia dei fanatici che ancora oggi purtroppo ogni tanto rompe perché hanno proprio paura che il giocattolino se ne vada, ma è stato un bene la trilogia di Jackson perché comunque lui, pur cambiando varie cose per esigenze cinematografiche, anche se a volte un pochino troppe queste esigenze, a mio punto di vista, però si è avvicinato con enorme rispetto e diciamo lo spirito essenziale dell'opera l'ha preso e quindi per me è stato positivo. È una Poi è mia chiaro. impressione, chiedo scusa se ti interrompo, Sì. Pierluigi, ti chiedo, dato che
mi ritrovo proprio nello stereotipo che hai tirato in ballo, cioè quello a cui è stato sdoganato il nome di Tolkien, proprio dopo l'arrivo dei film, perché io non, come dicevo ad Antonino anche nelle puntate precedenti, io sono lettore forte, lettore da poco tempo, poco più di 10 anni. Per cui mi trovo poi a dover recuperare dei capisaldi della letteratura, no? Uno di questi è stato proprio il Signore degli Anelli, no? In primis, che conoscevo come film, come la trilogia dei film, però, questa è una mia cosa, che faccio sempre, prima di vedere il film devo leggere il libro. E quindi ho letto prima il libro. E mi ritrovo molto sia nelle parole che tu hai detto, che sono, anche secondo me Jackson ha semplificato troppo. Io ricordo che la prima parte di film, fino a quando i nostri eroi arrivano a Quella. Gran Burrone, Sì. la tira Oh, via in grazie mille, 20 sto minuti. ridendo per te, ma sto ridendo perché sono arrivate due amiche e in mezzo al cortile sono arrivate qui nel giardino e quindi mi stanno facendo sorridere, sono cattivone. Scusami, non ridevo per quello che stavi dicendo tu, Preoccupare, ovviamente. non ti preoccupare, Antonino. E quindi dicevo: sì, troppa semplificazione. In 20 minuti dall'inizio del film, quindi compleanno di Bilbo, sì, dico bene, e Sì. poi la partenza per il viaggio e l'arrivo a Gran Burrone, che invece impiega un sacco di tempo ad essere strutturato nel libro. Poi Sì. vabbè, non entriamo nella questione Tom Bombadil perché se no No, ma apriamo. lì io sono favorevole al taglio. Adesso rido per quello Sì. che hai detto tu, perché la questione Tom Bombadil è assolutamente la più discussa in assoluto. Sai cosa? Io ho pensato quando ho visto il film, perché il film l'ho visto appena ho concluso la lettura del libro. Allora, se tu leggi il libro, all'inizio no, c'è l'appendice in cui ti spiega la vita degli Hobbit. E quindi tu sai che non girano armati. Loro all'inizio del film non sono armati. All'inizio del libro, chiedo scusa, non sono armati. Le armi le prendono alle Tumulilande. Oppoggi tumuli. Sì, Esatto. oppoggi tumuli. Grazie proprio all'aiuto, all'intervento di Tom Bombadil, che gli salva la vita di fatto alle Tumulilande. Questa cosa io leggendola nel libro l'avevo trovata propedeutica al proseguio della storia. Quindi quando me l'hanno Sì. poi tolta andando a guardare il film, mi ricordo che dissi: ma mi manca proprio il raggiungimento delle armi, capito? E non lo so, però la vissi proprio male, quell'assenza. Sentiamo Leo Vai, prima Leo. della sua. Allora, così mi collego alla domanda fatta da Antonino. Io e Pierre abbiamo la stessa età e siamo cresciuti, almeno io ho conosciuto il Signore degli Anelli tramite il cartone animato di Ralph Bakshi. E mi ricordo ancora quando entrai nel cinema e campeggiava l'enorme poster di Gandalf con la spada, l'anello e i due hobbit in basso. E anche in quella versione, che possiamo dire è un film che ha salvato in extremis un'opera ben peggiore, che per fortuna non ha visto la luce. Anche Esatto. lì ovviamente era molto tagliato. Il problema, l'avete detto in un altro vostro incontro, la trasposizione cinematografica, filmica, serie TV deve per forza cercare di fare un taglio e cuci. Però per quanto io mi ricordo, quando uscì il film c'erano i fanatici, non sono fan o amanti di Tolkien, che questionavano sulla lunghezza delle orecchie di Galadriel. Ci rendiamo conto. Quanto Quindi c'è. che abbia aperto la conoscenza a tante persone che l'avevano solamente sentito dire, ovviamente il libro, come sempre abbiamo detto, rimane qualcos'altro.
È anche vero che a volte le trasposizioni cinematografiche sono meglio dei libri, poche, ma ci sono. Io, se posso collegarmi a quello che ha detto Graziano, riguardo Tom Bombadil, dico questa cosa, anzi due cose in realtà. La scena, diciamo, di dare loro le spade in qualche modo viene salvata perché accade con l'evento con Aragorn che gli dà quelle armi, quindi diciamo in qualche modo ha tentato di recuperare, però è chiaro che si perde proprio quel tipo di momento perché già avevano visto i Cavalieri Neri, quindi era diverso. Invece lì chiaramente erano proprio ingenui e Tom li salva proprio anche da se stessi. Ecco, però devo dire che è forse uno dei pochi cambi, uno di quei tagli che non mi hanno creato particolari problemi, perché tra l'altro Tolkien stesso, quando la Disney provò a mandargli una sceneggiatura negli anni 60, che lui distrusse in una lettera di 20 pagine, memorabile, se vi capita di leggere, è memorabile, però disse: io non sono del tutto a sfavore di una trasposizione, però ecco, l'importante è non fare, diciamo, non distruggere qualcosa. Se è meglio che non ci sia per niente che distruggerlo, riferito esplicitamente a Tom Bombadil proprio. Quindi, secondo me, alla fine è una di quelle cose che ci poteva stare e non inserire, perché ci voleva una serie TV per mettere tutto. Ecco, però altre cose mi hanno dato un po' più fastidio. Che so, Che sta Denethor arrivando, che no? impazzisce. Sì. Denethor che impazzisce velocemente, per esempio, mi ha dato molto più fastidio. Ecco. Sì. E per fortuna era morto quando tentarono di fare il film di John Borman. Ah, sì, Tolkien, sì, esatto. Perché sarebbe stato divertente vedere la sua reazione. Non lo so. Allora, io so. Sì. Vai, vai, Antonino, vai. Vai, vai. Io so che Intanto chiedo qua abbiamo due giusto una cosa, spettatori. saluto Anita che ci augura la buonasera. Quindi, buonasera Ciao anche a te, Ani, grazie. Anita. Salutiamo tutti. Come hai fatto prima, salutiamo tutti quelli che si collegano adesso, quelli che vedranno in differita. Io, avendo qui di fianco, anzi, uno sopra e uno a fianco, anzi, dall'altra parte, Pierre e Leo, sono quasi imbarazzato perché loro veramente, come ho detto, ne sanno a pacchi di Tolkien e del suo scritto. Io faccio veramente il pirla, cioè quello che ne sa poco, anche se poi è una delle mie letture ricorrenti, direi che una volta ogni 4-5 anni lo riprendo in mano e lo rileggo, Il Signore degli Anelli, e ciclicamente leggo qualcos'altro. E allora vi faccio questa domanda che è un'altra domanda stupidona. Per me è stato molto più fastidioso vedere la trilogia sempre di Jackson dedicata allo Hobbit che non Il Signore degli Lo Anelli, sapevo. perché è una fiaba per bimbi, o comunque La quel libro faccia di che Leonardo, la faccia di Leonardo sì, è ma proprio quel libro che lui aveva scritto per i il suoi dito figli, nella piaga. che era 200 pagine forse, diventi una Sì. trilogia anche lui a sua volta e che abbia la stessa portata epica che ha Il Signore degli Anelli. Cioè, Jackson, secondo me, scusate il termine molto gretto, ha pisciato fuori dal vaso. Sì. È complicata, vai Leo prima. Ma allora, come molte cose, il grande Star System diventa la classica gallina dalle uova d'oro. Quindi io non so cosa c'è stato dietro la produzione che l'abbia portato a dilatare i tempi, perché lì sono tempi veramente dilatati, succedono cose molto veloci, di cose che casomai avrebbero avuto bisogno un attimino di approfondire la cosa. E altri avvengono, hanno dei tempi talmente lunghi che non si riesce a capire dove voglio andare a parare. L'ho trovato l'aspetto, come dici te, una fiaba per bambini, l'hanno reso molto più bambinesco, come un grosso carrozzone, in alcune parti. Mi ricordo l'inseguimento nelle botti e i carrelli all'Indiana Jones a
a Goblin Gate, li ho trovati veramente disgustosi, però è un mio gusto personale. D'altra parte, ovviamente, una che mi è piaciuta è stata l'aver allungato la parte a Ponte Lago Lungo, che ha cercato di dare un pochino di ottica di quello che era successo agli umani lì. È un film che ancora oggi faccio fatica a digerire. Comunque. Una trilogia, non un film in particolare. No, la trilogia. Tutta la trilogia. Sì. Sì. Okay. Io sono più... Dici cosa dovevi dirci tu? La penso non troppo diversamente, però ho dei punti, diciamo, di differenza. Intanto il discorso della trilogia, se volete il responsabile, io ve lo dico, perché lo so, è la Warner, la Warner Bros., perché Jackson aveva idea di fare due film, e fino al gennaio del 2012 lui aveva l'idea di fare due film. Infatti il primo film stava per uscire e lui aveva in mente due film. La Warren gli è andata e gli ha detto adesso devi farne tre. Questo è confermato dal fatto che Jackson non ci è voluto entrare nel cofanettone speciale dei sei film perché lo faceva la Warner, quindi si sono lasciati male. Però l'idea di renderlo più epico era partita già da Tolkien stesso, perché se avendo letto appunto Signore degli Anelli o l'Hobbit, se vi capita di prendere in mano i racconti incompiuti, che sono vari racconti di Tolkien che spiegano quel mondo, c'è un bellissimo racconto che si chiama La cerca di Erebor, che praticamente è l'inizio dell'Hobbit dal punto di vista di Gandalf. Ed è molto carino, perché lì si vedono anche i nani ben caratterizzati, Gloin diciamo fa delle battute orribili su Bilbo, ma comunque il discorso è, lui voleva appunto unire la parte fiaba con la parte epica, che era un'idea dello stesso Tolkien in fondo, dopo, però non gli è venuta benissimo, ecco, questo è il problema. È un film, sono una trilogia molto incostante, con per me dei punti di caduta, quelli che ha detto Leo principalmente, sono quelli. Sì, e poi cioè, alla fine dice sì, sono scene che se te le rivedi le mandi avanti con il telecomando. Sì, è un peccato, perché ci sono dei momenti invece secondo me molto belli, quasi più fedeli rispetto alla trilogia precedente. Il primo film per me è un buon film, perché riproduce bene il primo, no? Sì, sì. Per esempio l'entrata dei nani a casa di Bilbo è assolutamente identica, anche Bosco Tetro funziona bene, sì, sì. Però poi ecco il problema, il terzo film che non doveva esserci, allungato il secondo, ha creato problemi al terzo. Ecco, diciamo che ci sono molti rimpianti, perché poi all'inizio lui non doveva esserci, Jackson doveva esserci del toro è andato via, quindi è un progetto che è nato male, nascere. Ecco, semplicemente così. Grazie, per me. Grazie Pier per questa risposta, perché veramente mi hai rimesso a posto un po' di dubbi e te ne ringrazio. Non le sapevo le cose che hai detto, veramente. Allora, Graziano, posso fare un'altra domanda io o hai qualcosa da dire tu? Puoi farne quante ne vuoi. Allora, mi viene da dire, ma tutto ciò che c'è prima del Signore degli Anelli? Il Silmarillion. Vuoi tutto dire ciò tu? Che c'è prima, cioè non solo il Silmarillion, tutto il mondo dei Durendain che viene narrato prima e dopo, e che Christopher Tolkien sta tirando fuori un libro all'anno, anzi stava tirando fuori un libro all'anno. Come lo posizioniamo in questa cosa che è questo uomo che per me comunque, poi vi farò una domanda ancora più stronza dopo. Ma guarda, com'è l'opera che viene nel cuore. Come lo posizioniamo? Beh, chiamiamoli i racconti dei giorni antichi, come li chiamava Tolkien in realtà, poi il titolo Silmarillion è stato dato dal figlio. Era l'opera a cui lui teneva di più. La sua prima idea, quando andò dalla sua povera casitrice, dicendogli devono uscire insieme Silmarillion e Signore degli Anelli, tutto questo poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, con la carta che mancava. Quindi, ecco, per dire come tipo era. Però Silmarillion è alla fine una gran... secondo me ha dei punti molto alti, è un'opera quasi, sì, diciamo,
filosofica shakespeariana anche in determinati punti, perché ci sono delle storie come la storia di Turin Turambar che ha veramente dei momenti di tragedia shakespeariana, però chiaramente è incostante semplicemente per un motivo, perché lui non l'ha potuto portare a termine. Quindi quando è uscito è una opera, è operazione editoriale di Christopher, che infatti non gli venne benissimo, lui stesso lo ammise, e anni dopo ripubblicò, appunto, come hai detto tu, le grandi storie in momenti separati. Abbiamo visto Beren e Lúthien, abbiamo visto la caduta di Gondolin e altri, e che effettivamente vengono meglio. Però sicuramente questi 3-4 grandi racconti, soprattutto I figli di Húrin, che è un romanzo che è uscito nel 2004-2005, mi sembra, in Italia, e ha dei momenti che non sono inferiori a... Oh, abbiamo perso Pierluigi. Antonino dava segni di follia alla sua linea, e invece abbiamo perso Pierluigi. Ma Antonino comunque non si vede. Antonino sì, infatti, deve avere qualche problema di linea. Vabbè, comunque torneranno e finiremo il discorso sul Silmarillion. Sì, intanto io ti volevo chiedere, per quanto riguarda Il Signore degli Anelli, diciamo... quando uscì il film, come diceva prima Pierluigi, è stato sdoganato al grande pubblico, no? Ed è uscito, dice lui, giustamente, secondo me, è uscito da quella nicchia, no? Da quella nicchia, tra virgolette, nerd vecchia maniera, no? Il nerd così come era inteso prima. Sì. Ed è in un certo senso, secondo me, poi correggimi se sbaglio, ha anche contribuito al cambiamento di percezione della figura del nerd rispetto alla vecchia maniera, no? Cioè, noi eravamo abituati, il nerd inteso con gli occhiali, con lo scotch, esatto, il secchione bullizzato, che giocava a Dungeons and Dragons nella cameretta con i suoi amici. E poi invece, complici, secondo me, le varie saghe, Harry Potter, Il Signore degli Anelli e lo Hobbit, e poi vabbè la TV con The Big Bang Theory in principal maniera, ha contribuito allo sdoganamento anche di questo. Cioè, in realtà quello che voglio dire e che c'è alla base anche proprio un cambiamento culturale. Sì, questo ritorna un po' collegato a quello che dicevate, i generi di serie A, serie B, o almeno quelli che alcune persone vogliono per forza incasellare in alta letteratura, bassa letteratura, letteratura di... scusate che Pierluigi cerca di ricollegarsi... stavo dicendo al scusatemi stavo vai, dicendo quello di... che dicevamo alta, terra... sì, di... alta letteratura della... bassa letteratura, esatto. Bassa letteratura, sì, il ho perso il filo succede, ogni tanto succede. E... vogliamo cambiare argomento e poi ci ritorni? No, va bene. E quindi la possibilità di far conoscere a più persone le opere ovviamente permette che queste si stratifichino in porzioni sempre più ampie e vengano, non dico accettate, ma entrino nell'immaginario comune. Per quanto riguarda Tolkien, ha subito negli anni, poi diciamo dal punto di vista in Italia soprattutto, un'appropriazione, come diceva Pierluigi, tirato un po' per la giacchetta da una certa popolazione politica italiana che aveva bisogno di un quasi di un vessillo dietro il quale schierarsi e dire, per dare anche una giustificazione a loro stessi, al loro modo di pensare e vivere. Questo, e quindi
per molte persone, io dico in primis per mio padre, avvicinarsi a Tolkien quando negli anni 70 era diventato un po' un'icona di destra perché la mitizzazione del mondo nordico, il nemico est, Sauron era la Russia, tutte queste, quindi il comunismo, tutte queste cose qui, ha fatto un pochino da respingente per alcune porzioni della popolazione. Per fortuna poi Pensa quanto siamo coglioni. è Come purtroppo mai sei arrivato a questa cosa? Perché invece nella mia lettura personale, quindi mi assumo tutta la responsabilità, è il contrario. Cioè Sauron è la destra estrema e quindi Sauron è Hitler, il nazismo, il fascismo, quella roba sì, ma lì. poi sai che cosa, Antonino? La politica in fondo è filosofia. Cioè, quindi è interpretabile. Sì. Se Non è sbagliata ci nessuna pensi, delle due connotazioni. però Una appunto, delle rimane qualcosa. interpretazioni che venivano date di questa cosa erano le quattro armate, che sono le quattro armate alleate, no? Le Eagles che rappresentano più o meno gli Stati Uniti, gli uomini che sono più o meno l'Europa, eccetera, e questa cosa qua. Quindi, infatti. È strana questa cosa che mi hai detto, Leonardo, non che non l'abbia mai sentita, l'avevo già ovviamente, ma mi ha sempre fatto riflettere come in un certo senso si sia teso a strumentalizzare la lettura del testo e farsela propria. Quindi, come dicevi tu, c'era chi la rendeva di destra e come dicevo io, c'era chi la rendeva di sinistra. Sì, e però va considerato che ormai, anche grazie alle ultime lavori che hanno fatto, quando si parla di Tolkien non si parla più di fantasy, ma è letteratura. Ormai dovrebbe entrare in quel grande mondo i classici, come avete fatto proprio una puntata su quello che viene considerato classico, no? Sai che cosa Sì, però, Leonardo? Cioè, certo. alla fine dei conti è limitante, secondo me, inserirlo in un particolare genere, perché l'opera omnia, se vogliamo, riguardante la Terra di Mezzo, è talmente grossa e stratificata, cioè è un'opera enciclopedica, quindi non puoi dire rientra nel genere fantasy o in un altro, cioè raccoglie generi diversi, quindi Sì, ma entra a questo pieno succede titolo. per tantissimi autori. C'è un attore, Kurt Vonnegut, che per anni è stato messo nella nicchia dei libri di fantascienza, perché lui utilizzava molto concetti tecnologici, eccetera, quindi veniva messo un pochino in quell'ambito, ma i suoi libri di fantascienza intesa come canone classico non c'entra nulla. Quindi diciamo che è proprio un bisogno a volte di incasellare perché non abbiamo strumenti adatti per a questo punto godere dell'opera stessa. Io penso che molte volte tendiamo a incasellare perché ci manca qualche strumento che ci permetta di godere appieno di quella cosa. Se posso, Vai Pierluigi, intervengo, interessante questa vi cosa. ho ascoltato con grande piacere. Tornando al discorso delle Sì. interpretazioni, spesso tutte queste interpretazioni che sono state fatte dalla destra, la destra lo fece perché purtroppo ci fu una introduzione terrificante all'edizione Rusconi di Tolkien, di Elémir Zola, che la butta tutta sulla tradizione e via dicendo, il simbolismo, e quindi all'epoca andò così. E quella destra, diciamo, dei giovani, diciamo, dell'MSI la prese come punto. Chiaramente non conoscendo nulla di Tolkien stesso, che definiva Mussolini, cito dalle sue lettere, un imbambolato pagliaccio. Quindi più chiaro di così si muore. E che rispose a una casatrice tedesca che gli chiedeva se era ariano, con una disquisizione filologica sul fatto che gli ariani erano dei gitani o dei persiani. Penso che oggi si dice che qualcuno trolla qualcun altro, Tolkien trollò i nazisti decisamente. Però quello che volevo dire è che molti di questi interpretazioni non tengono conto della vita di Tolkien stesso,
Il Signore degli Anelli, il Silmarillion, se uno li legge bene, trasudano grande guerra da tutti i pori. Cioè, quella è l'esperienza di Tolkien, la grande guerra. Lui è stato sulla Somme, è sopravvissuto, ha avuto la febbre da trincea e quando era malato iniziò a scrivere La caduta di Gondolin, che è la prima sua opera in realtà, 1917. Quindi, se uno legge bene, per esempio, tutta la descrizione di Mordor, il termine trincea compare un sacco di volte. Sia Mordor nella terza era che Angband nella prima, con diciamo il superiore di Sauron, Morgoth, cioè veramente sono le fabbriche e tutti questi eserciti in ogni loro parte, sia buoni che cattivi, hanno soldati che ricordano quelli della prima guerra, soprattutto in molte parti. Lo stesso Frodo che torna a casa. Ed è completamente fuori da casa sua, pur essendo lì, nessuno lo loda. In realtà è sempre malato, ricorda moltissimo i reduci da quella guerra, completamente spaesati. Lo stress. Quindi, esatto, lo stress post-traumatico. Quindi, secondo me, ecco, se uno vuol trovare la chiave per capire Tolkien, deve andare sulla Somma e E aperte. infatti, ragazzi, Esatto. la mia prossima domanda, quella che vi dicevo essere piuttosto stupida, è: avete visto per caso il film su Tolkien Sì. interpretato da Holt? Sì. E mi ha E commosso io non l'ho molto. ancora visto. Cosa mi Sì. dite? È un'interpretazione in alcuni punti, però di base è molto fedele alla biografia e credo abbia reso bene il personaggio giovane Tolkien, che noi ce lo ricordiamo come questo vecchio con la pipa, col tweed, insomma. Che parla mangiandosi le parole, ma in realtà è stato un giovane che ha avuto delle passioni notevoli, sia letterarie che sentimentali, e secondo me nel film viene fuori molto bene. Sono stati molto rispettosi. Amicizia anche Sì, l'amicizia, questi quattro amici, no? Esatto. Quindi, di cui due muoiono sulla Somme e uno sopravvive, l'altro amico è Tolkien sopravvive, ma praticamente vive per tutta la vita col disturbo da post-stress traumatico, quindi lui è stato segnato da quell'esperienza. Quindi, se vuoi trovare il punto chiave della sua poetica, è tutto lì, secondo me. Vi faccio un'altra domanda perché so che tanto Graziano mi ha detto che ne posso fare quante ne voglio. Si dice che siano stati, si dice, o quantomeno quelli che approfondiscono, cercano di approfondire un po' come faccio io, da cialtroni, come dico io, che abbia avuto dei colleghi illustri. Si dice che Sì. facesse a competizione a chi scriveva il libro più bello, a chi riusciva a rendere meglio qualcosa. Vi torna? Sì e no. Cioè, sì, gli Inklings fra di loro, Tolkien, Lewis, Charles Williams e l'altro che non mi viene mai il nome, però sì, facevano una gara, ma erano anche molto goliardici, questi andavano al pub e si raccontavano le barzellette sporche. Fu così che li Andiamo. beccò Christopher Lee, un giovane Christopher Lee. Tolkien voleva come Gandalf, no? Gandalf, esattamente. Cioè, c'era competizione, però era una competizione in realtà molto, ecco, un circo letterario molto giocoso, però c'è una cosa da dire, dopo lascio la parola a Leo. Tolkien e Lewis in questo fecero una specie di. Bloccato? No. No, adesso ci rimane il dubbio di che cosa fecero. No! 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 Ero curiosissimo! No, Beh, Pier, torna! tanto lo recuperiamo e ce lo facciamo dire di che cosa fecero Tolkien e Questo mi manca anche a me. Anche perché Però. io di Lewis non lo amo molto. Ho letto, ma non mi ha. L'ho sempre considerato buono, lo so. Forse troppo Beh, Lewis esplicito. in Italia fondamentalmente è arrivato grosso, con prepotenza dopo il film, perché prima della serie, prima dei quattro film della saga dei oh Madonna, di Narnia, nessuno quasi ne sapeva, o meglio, no, mi ricolloco.
il grande pubblico non ne sapeva nulla. Ah, grande pubblico no, detto, è un autore che non ho apprezzato molto, ho letto tutto Narnia, mi ha lasciato un po' molto interdetto in alcune sue scelte, però sai, ovviamente non tutti gli autori riescono a pizzicare le corde dei lettori, anche, come dicevate, anche un brutto ricordo, una brutta impressione, comunque un'impressione. E certo. Lui purtroppo mi ha lasciato quello. Poi vabbè, dei film, degli adattamenti non ne parliamo, che il lato cinematografico urla vendetta. Attenzione ma... che è tornato, attenzione che qui ci deve finire di dire che cosa hanno fatto che cosa hanno fatto Tolkien e Lewis. Pier, siamo qui in attesa che la tua sospensione su cosa hanno fatto insieme Lewis e Tolkien. Dovevano scrivere dei romanzi, due a testa, di viaggi nel tempo, uno nel passato e uno nel futuro a testa, entrambi. Lewis ci è riuscito con Pere Landra, che è un romanzo suo molto molto carino. Tolkien aveva fatto appunto un'opera che è confluita in uno dei suoi racconti compiuti redatti dal figlio, in cui praticamente c'è un uomo del futuro, un professore di Oxford, che sogna al boino. Insomma, parla, diciamo, parla la lingua dei Longobardi senza mai averla studiata. E praticamente torna indietro nel tempo e scopre di avere un antenato che era di Numenor, la grande, diciamo, isola da cui poi discende Aragorn, eccetera, che in quel momento in cui Tolkien scrisse era, diciamo, piazzata in Inghilterra. Poi lui cambiò idea e, diciamo, l'ha reso un mondo a parte, però ecco, quindi fecero questo gioco che, insomma, diciamo... erano due persone che si sono aiutate molto. Tolkien dirà sempre che Lewis, senza di lui non sarebbe mai uscito Il Signore degli Anelli, perché con tutti i suoi incoraggiamenti, le sue critiche costruttive, insomma, l'ha aiutato molto. Io stavo dicendo anche che se lui non piaceva Narnia. Io stavo dicendo che molto mentre si è mancato di Lewis, io l'ho apprezzato poco, non mi è piaciuto molto la sua opera. Però, capito, uno potrebbe fare un parallelismo che non c'entra nulla, però tipo Salieri e Mozart, no? Tolkien e Mozart, Tolkien e Lewis erano coetanei. Salieri e Mozart, Salieri era fermato, Mozart era un geniaccio che gli stava rubando la piazza. Sì. Però non posso lasciarti è solamente Ante d'Antonino, un po' devo fare sì, quello, poi... quello che dici, sì, ma invece Narnia, che si chiami Narnia perché sì. C.S. Lewis era stato a Narni, vi torna? Sì. Sì, sì, torna. È un bellissimo libro, è una bellissima saga, secondo me. Io l'ho apprezzata. I libri. Li ho letti tutti, diciamo, devi leggerli, secondo me, una volta. E quella volta ti piace. Dopo, se per avere leggerli, il tempo è passato, perché è molto allegorico. Io ho letto io devo dire la verità che, letta la saga, non tutti e sette i libri subito, cioè... Sì. 1, 2, 3 sì, 4 no, 5 sì, 6 no, 7 sì, così. Sì, sì, Lewis diciamo, era molto più bravo in altre cose, nella satira, diciamo, cioè le lettere di Berlick, la trovo che sono uno dei libri più geniali mai scritti, molto fine, ma qua, il fantasy, diciamo, non era il suo ramo principale, ecco, e si vede, secondo me. Ci sta. Sì. Raga, io solo una cosa, che starei con voi ancora delle ore a parlare, per cui facciamo una roba, vediamoci, beviamo una birra, perché mi sa che grazie. Ormai sono 45 minuti che... Volentieri, organizziamo. Datemi 5 ore, il tempo di arrivare, ragazzi. Credo, i tre ci siamo, io e lui siamo di rimpettai, c'è un palazzo di fronte al mio, quindi... Infatti, noi facciamo presto. Il tempo di arrivare, ragazzi, 5 ore sono lì. Cioè, facciamo colazione detto, domani mattina. Dobbiamo organizzare la festa di Book Talk a metà strada tra casa tua e Pesaro, così chiunque bene, ci raggiunge a metà strada. Va bene. Ci sta. Che sarebbe? Perché io non avrei idea. Beh, cioè, più o meno a metà penso Pescara. Intorno a San Benedetto del Tronto, secondo me. Ah, io pensavo più giù, pensavo Pescara.
No, io penso a un paio d'ore da voi cosa ci sta? Pescara. Scendendo. C'è Allora sì, dai, Pescara, Pescara. sì, Pescara. Pescara, Alba Adriatica, da quelle parti lì. Va Dai, bene? allora è deciso, a settembre ci vediamo tutti a Pescara. Perfetto. Benissimo, benissimo. Va bene, raga. Va bene, Per me è ragazzi, stato un grazie. piacere. Anche Io per andrei me. avanti a Anche per me. chiacchierare di questo argomento per ore, lo sapete, con Leonardo, tra le altre cose, saltuariamente, ogni tanto una battuta ce la diamo. Pierre, è stato un piacere averti qui questa sera. Anche per me, Grazie per le assolutamente. tue perle di sagesse populaire. Grazie. Grazie veramente, è stato veramente un Grazie piacere. anche da parte di Anita che ci ringrazia per tutte le curiosità che le abbiamo svelato. Grazie, Io vi ringrazio Pierluigi, Leonardo, come sempre un Anita. Grazie a piacere voi. parlare con chi ne sa a pacchi perché almeno insomma Posso fare ci un po' di ergiamo. promozione? Che cosa? Vai Antonino, vai. Allora, domani io rincontro alle 19 un'autrice che abbiamo avuto qualche settimana fa, l'avevamo già detto, e ci sarà Sì. Rossella Monaco a parlare del suo libro, del suo ultimo libro, che è Famiglie Italiane, che è un excursus nelle storie delle famiglie più famose, se vogliamo, italiane. Quindi se volete, domani sulla pagina della libreria Mondadori Bookstore alle 19, Rossella Monaco con il suo libro Famiglie Italiane. Che grandi famiglie italiane queste. No, Guarda, dobbiamo storie e organizzare una segreti delle grandi famiglie presentazione. italiane. La farei volentieri con te, guarda. Con il mio ultimo libro. E poi settimana prossima invece abbiamo quella professionista che io stimo La e chiusura di apprezzo. stagione. A chiudere la stagione di Book Talk ci sarà Chiara Beretta Mazzotta, che Ah, ragazzi, non presente. perdetevela, non perdetevela, ve lo giuro, non perdetevela. Mi diremo di non perderla. Non la perderemo, non la perderemo. Non perdetela, ragazzi. E allora, ancora grazie per Luigi. Grazie Grazie a voi. Leonardo. Antonino, Grazie. con te ci Buona serata a sentiamo. tutti. E buona Buona serata a serata. tutti. Ciao. Ciao. Ciao.